Nei pressi dell'ingresso del Teatro De Simoni a Viale dei Rettori di Benevento è stato attivato il secondo tratto del sistema di illuminotecnica delle mura longobarde realizzato con il progetto La Città Medievale del programma PIX. Alla prima accensione hanno partecipato il sindaco Clemente Mastella ed il vice sindaco con delega all'attuazione dei PIX, Francesco De Pierro. Ascoltiamo il primo cittadino Mastella ai microfoni di TV7, intervistato da Alfredo Salzano. Come lei dice giustamente, è un tratto di eleganza sobria, una riscoperta anche di tante cose. Qua c'è una commistione a partire da queste opere qua che tocca il periodo romano, il periodo longobardo, cioè significa due civiltà che hanno consacrato Benevento come capitale per molti aspetti. Noi dobbiamo far diventare piccola capitale anche Benevento di quello che è stato il regno longobardo e il ducato longobardo. E devo dire che insomma ci stiamo determinando a far questo. Ora voglio pregare attraverso voi anche alle famiglie di conservare questo patrimonio. Ci sono alcuni imbecilli, alcuni delinquenti che rompono già dopo che è stato illuminato. È una cosa inverecondo, una cosa di una molestia intellettuale, di una mancanza di spirito di collaborazione, di civiltà della cittadinanza. La gente dipendente è gente buona, però denunciate questi farabutti. Appena vedete qualcuno, denunciate, chiamate, invocate qualcuno a protezione e a difesa. Queste mura qua non saranno che verranno con me, non è che me li porto come i faraoni alla tomba, sono dono alla città di Benevento, quindi ogni cittadino si deve sentire proprietario di questo pezzo di mura che viene qua messo, così come capita con i giardini che diamo per i bambini, per la città. Ognuno di voi è proprietario di una fetta, di un pezzo di storia della nostra civiltà, della nostra realtà comunale di Benevento. Quindi tocca a voi ora difendere rispetto a quelli che fanno attentati vili, vigliacchi rispetto al patrimonio della città di Benevento. Il vice sindaco Francesco De Pierro, a proposito del programma in corso di completamento per la città medievale, ha sottolineato: è un progetto molto suggestivo, stasera la città è stata totalmente illuminata, finalmente abbiamo portato a termine anche questo progetto rispettando tutti i tempi. Abbiamo così dato alla nostra città una nuova illuminazione che impreziosirà ancor di più il nostro capoluogo. Ascoltiamo le sue dichiarazioni ai microfoni di TV7, intervistato da Alfredo Salzano. Oggi è un completamento della progettualità città medievale, illuminiamo quest'altra parte delle mura longobarde, della cinta muraria delle mura longobarde. Illuminiamo un altro pezzo di storia della nostra città, lo impreziosiamo, lo rendiamo ancora più bello e si completa quest'altro progetto PIX a 360 gradi. Ne siamo particolarmente contenti, felici. Da stasera la città, come dissi già al Teatro Romano, stasera lo rimarco con maggiore, voglio dire, forza, sarà ancora più illuminata, sarà ancora più bella e sarà ancora più attrattiva. Nei prossimi giorni seguiranno anche altre inaugurazioni. Sicuramente a breve ci sarà quella della casa di Jonas, il centro polifunzionale che ha una funzionalità soprattutto di natura sociale. Stiamo chiudendo la convenzione con l'ASL, poi ci sarà il pattinodromo, il teatro De Simone, l'arco di Traiano. Insomma, nel giro di 30-60 giorni saranno ultimati e inaugurati tutti i progetti PIX. Tutti presenti i consiglieri di maggioranza della giunta comunale del sindaco di Benevento Clemente Mastella, che è rientrato da Miami dopo aver trascorso le festività natalizie ed il capodanno in America, è stato accolto con una sorpresa dai suoi dell'amministrazione di Palazzo Mosti presso un noto locale della città per brindare insieme al nuovo anno e ai futuri progetti della giunta comunale. I racconti allarmistici e fuorvianti riguardanti il servizio di emergenza territoriale richiedono ancora una volta chiarimenti e specifiche. In primis è bene precisare che la riorganizzazione del servizio 118 è stata resa necessaria e non più procrastinabile dall'oramai diffusa e generalizzata penuria di medici. Nell'anno 2000, quando è nato il servizio 118, i medici operativi erano 100, oggi abbiamo 48 medici, sufficienti appena per coprire 8 postazioni di soccorso avanzato a fronte delle 12 postazioni dell'attuale organizzazione. Così, in una nota, il direttore generale dell'azienda sanitaria locale, Gennaro Volpe: per rispondere nella maniera migliore ai bisogni dei cittadini del territorio abbiamo messo in campo tutte le possibili soluzioni al fine di rendere un servizio efficace ed in linea con le previsioni normative in materia.
A fronte del costante depauperamento del personale medico, continua Volpe, sono stati indetti avvisi per l'arruolamento di medici convenzionati andati deserti. È stato svolto in tempi record il concorso per medici dell'emergenza, a cui hanno risposto solo 8 professionisti che, essendo già in forza all'ASL con contratto di convenzione, non ha modificato la situazione né risolto le criticità. Infine, per affrontare le criticità e per garantire un servizio efficace, i medici attualmente impegnati nel servizio della rete 118 svolgono ore di lavoro straordinarie e prestazioni aggiuntive nei termini e modalità previsti dalla norma e dal CCNL nel rispetto e per la salvaguardia della salute degli operatori, oltre che dei pazienti. Da quanto descritto è chiaro che l'azienda sanitaria di Benevento ha operato tutte le scelte possibili e sta utilizzando ogni istituto contrattuale consentito per rendere un servizio efficace per superare nel modo migliore le attuali difficoltà in attuazione della normativa vigente. Ogni polemica attualmente in corso, conclude Volpe, oltre a creare allarme sociale, appare strumentale e non porta a soluzioni percorribili. Gli agenti della Questura di Benevento, nel corso dell'attività di prevenzione e controllo del territorio, hanno notato in Viale Principe di Napoli un uomo mentre tentava di danneggiare le autovetture in sosta e gli arredi esterni di un bar. Immediatamente bloccato dagli operatori è stato condotto in questura per l'identificazione. Successivamente è scattata la sanzione amministrativa per ubriachezza molesta, oltre all'applicazione dell'ordine di allontanamento dal luogo dove si sono verificati i fatti. Sono grato e ringrazio il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, per avermi conferito la delega all'istruzione pubblica e privata. Mi impegnerò a fondo per ripagare la fiducia accordatami dal sindaco Mastella su una materia cruciale per i risvolti educativi, sociali e amministrativi che genera. Così in una nota il consigliere delegato all'istruzione, Marcello Palladino. Ringrazio il consigliere Farese che mi ha preceduto in questo importante impegno. Dalle prossime ore mi metterò al lavoro avviando una fase preliminare di interlocuzione con dirigenti scolastici, operatori del mondo della scuola. L'assessore alle politiche sociali Carmen Coppola rende noto che lunedì 15 gennaio sarà pubblicato sul sito di Progenia SCS il bando per la costituzione di un albo degli operatori locali per l'erogazione di voucher finalizzati all'acquisto di beni e servizi per il tempo libero e la cultura assegnati ai destinatari di progetti già precedentemente individuati. Con grande amarezza segnalo alla redazione di TV7 SOS una problematica da sottoporre all'amministrazione comunale del capoluogo Sannita. È stato indicato sulle colline beneventane il nominativo delle varie contrade e applicati i numeri civili presso le abitazioni, ma ahimè, scrive il dottor Raffaele Zabatta, la contrada Vallericcia è stata abolita e non solo. Non sono stati applicati neppure i numeri civici presso 7 abitazioni regolarmente censite ed abitate. Credo che siamo stati esclusi perché abitanti abusivi. La posta e le tasse li paghiamo regolarmente, conclude Zabatta nella nota inviata a TV7 SOS. I carabinieri di San Salvatore Telesino, a conclusione delle indagini scaturite dalla querela di una concittadina per truffa online, hanno deferito alla competente autorità giudiziaria un 42enne di Taranto, già noto alle forze dell'ordine per gli stessi fatti, il quale, dopo aver pubblicato sulla social network Facebook un falso annuncio di affitto di un appartamento a Parma, ha raggirato la malcapitata vittima che, attratta dal prezzo conveniente e spronata a concludere in fretta la trattativa per non perdere l'occasione, ha inoltrato con 2 bonifici la somma complessiva di 1.200 euro. La donna, resasi poi conto di essere stata truffata per l'irreperibilità dell'uomo, si è rivolta ai carabinieri per denunciare i fatti. L'assessore alle attività produttive Luigi Ambrosone comunica che la Regione Campania ha prorogato alle ore 12 del 24 gennaio il termine di scadenza dell'avviso pubblico pubblicato sul BURC relativo alle misure connesse a fronteggiare le conseguenze economiche dell'emergenza Covid per la concessione di contributi a fondo perduto per le attività economiche localizzate nell'ambito dei distretti del commercio formalmente riconosciuti negli elenchi regionali. L'Hortus Conclusus sarà aperto al pubblico dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 20, con una chiusura settimanale il lunedì, a meno che non ricada in un giorno festivo. È quanto annuncia in una nota il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Il comune garantirà l'apertura con risorse umane proprie attraverso la turnazione di dipendenti dell'ufficio cultura.
La Coldiretti, fondata da Paolo Bonomi il 30 ottobre 1944 come sindacato di piccoli imprenditori agricoli, nel corso della sua storia, grazie alle iniziative in favore dell'agricoltura e della sua organizzazione capillare, si è affermata come la principale associazione agricola italiana. Compie dunque quest'anno 80 anni. In occasione della 73esima giornata del ringraziamento, l'ufficio Zona Benevento ha organizzato per domenica 14 gennaio il raduno delle macchine agricole a partire dalle ore 8.30 nel piazzale Coldiretti di Benevento. Alle 9.30 il corteo per le vie della città. Alle 11.30 Santa Messa, officiata dal parroco Monsignor Pasquale Maria Mainolfi presso la chiesa di San Gennaro. A seguire la benedizione delle macchine agricole. In occasione dell'inizio del carnevale che coincide con la festa di Sant'Antonio Abate il prossimo 17 gennaio, l'associazione Pontis, con il patrocinio del Comune di Ponte ed in collaborazione con il Maneggio Vitulano, organizza Benevento Carnevale, festa di Sant'Antonio Abate, presso Piazza Fontana Longa. Il programma prevede alle 17 la cantata dei 12 mesi a cavallo in giro per il paese, con l'arrivo in Piazza Fontana Longa, dove alle 18 ci sarà la rappresentazione dei mesi dell'anno e a seguire l'accensione del falò. Poi stand gastronomici e serata danzante con Jonathan e la buona musica. L'associazione Pontis APS di nuova costituzione, afferma il presidente Nicola Pica, è un gruppo di giovani con tanta voglia di iniziativa. Infatti l'associazione sta organizzando anche un grande carnevale che ci sarà domenica 11 e martedì 13 febbraio, con la sfilata di 6 carri allegorici, artisti di strada, musica e tanto divertimento. Dobbiamo essere uniti, l'appello di Pica, ed avere la collaborazione di tutti i nostri paesani per il bene del nostro paese. L'Associazione Diabetici Italia Meridionale organizza visite di prevenzione cardiologica con ECG per la giornata di sabato 13 gennaio dalle 15 alle 18. Prenota la tua visita al 351 7185 946. Per trattare te stesso usa la testa, per trattare gli altri usa il cuore. Al termine della seduta di allenamento, il tecnico giallorosso Gaetano Auteri ha diramato l'elenco dei calciatori convocati per la seconda giornata di ritorno di campionato Serie C Girone C Virtus Francavilla Benevento. Portieri Gian Gregorio, Manfredini e Paleari. Difensori Benedetti, Berra, Capellini, Masciangelo, Pastina, Rillo, Terranova e Viscardi. Centrocampisti Agazzi, Alfieri, Improta, Caric, Kubica, Masella, Pinato, Simonetti e Talia. Attaccanti Bolzius, Carfora, Ciano, Ciciretti, Ferrante e Marotta. A poche ore dalla sfida con la Virtus Francavilla Fontana, in programma alle ore 20.45 di sabato in trasferta e valida per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C Girone C, è tornato a parlare mister Auteri. In settimana il Benevento ha lavorato intensamente preparando scrupolosamente la partita con i pogliesi, nella quale ritroverà Terranova, Pastina, Caric e Talia, assente lo squalificato Teglio. Sono contento della decisione della società di tendere una mano a Pastina, al quale è stata data ancora un'opportunità in attesa delle eventuali determinazioni sul discorso del calcio scommesse. Sabato sera giocheremo su un campo difficile dove ci aspetterà una buona squadra. Non sarà una partita facile, ma il Benevento sarà chiamato a confermare quanto di buono ha fatto emergere nella vittoria contro la Turris. Punteremo tutto su concentrazione e tanto agonismo. Undicesima tappa di Sport 7 Live, che questa volta sarà ospite nello studio dello storico format Break Sport per commentare in diretta la gara Virtus Francavilla Benevento. Sabato 13 gennaio a partire dalle 20.15, dunque TV7, seguirà la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C Girone C. Il Benevento di mister Gaetano Auteri è ritornato a fare punti importanti con la Turris per non allontanarsi dalla testa della classifica. Di questo ed altro se ne parlerà nel corso di Sport 7 Live, trasmissione condotta dal giornalista Alfredo Salzano con il commento di opinionisti, giornalisti ed esperti di calcio. La redazione giornalistica attiverà i consueti canali di comunicazione per dare la possibilità ai telespettatori e agli internauti di essere tra i protagonisti di Sport 7 Live con messaggi, video e commenti dedicati al match Virtus Francavilla Benevento e al torneo di Serie C Girone C.
inizia con una medaglia di bronzo nella sciabola e il percorso di Rossana Pasquino nella prova di Coppa del Mondo di scherma paralimpica in svolgimento a Cardiff, un risultato di prestigio che conferma il magic moment della campionessa beneventana. La schermitrice sannita, dopo aver superato agevolmente la tedesca Hatter negli ottavi di finale e l'ucraina Dolo nei quarti di finale, ha alzato la bandiera bianca in semifinale dinanzi alla cinese Rong, che alla fine ha conquistato la medaglia d'oro, un terzo posto importante per Rossana Pasquino che ipoteca sempre di più la sua qualificazione alle prossime Paralimpiadi di Parigi 2024. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.